Buon pomeriggio, cominciamo la seconda sessione del nostro convegno. Per questa seconda sessione abbiamo come moderatore il professor Giacomo Manzoli, professore ordinario e membro del Senato Accademico, Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Io lascio la parola a Giacomo. Accendere, sì. Grazie Giovanni, e direi di non perdere assolutamente tempo visto che abbiamo una sessione molto ricca e molto interessante con anche collegamenti da remoto, per cui dovremo poi approntare le tecnologie e quindi inviterei immediatamente al tavolo dei relatori la professoressa Claudia Sebastiana Nobili, che è professoressa ordinaria di letteratura italiana e che in generale, ma in particolare qui a Ravenna, non ha bisogno di presentazioni, nel senso che insomma, è uno degli elementi di forza del Dipartimento di Beni Culturali, di cui è anche vice direttrice, già coordinatrice di corso di laurea. Ha realizzato studi molto importanti in ambito letterario che spaziano dalla letteratura medievale, dal Boccaccio fino a Pirandello e alla letteratura novecentesca e di conseguenza il suo intervento di oggi tiene insieme un po' questi due aspetti di interesse, nel senso appunto la letteratura medievale e l'arte novecentesca per eccellenza, cioè il cinema. Infatti il suo intervento si intitola Dalla Terzina alla Didascalia, Dante al cinema nel primo Novecento. Prego, Sebastiana. Grazie Giacomo, sono io che sono molto felice di essere qui perché sono in mezzo a persone amiche, Giacomo per primo. In realtà sono anche molto così imbarazzata a venire a parlare in casa di chi queste cose conosce benissimo e in particolare davanti a Michele Canosa e a Giovanni Lasi, che sono grandissimi esperti del film di cui vi parlerò, di cui si è già parlato, cioè L'Inferno del 1911, ma mi hanno chiesto di soffermarmi su quello che dovrebbe essere il mio ambito, cioè le terzine dantesche. E quindi da qui questo titolo, Dalla Terzina alla Didascalia. Come vedi Giacomo, mi sono messa davanti l'orologio, così cercherò di stare nei miei 20 minuti, altrimenti tu mi bacchetterai come necessario. Anche perché io ho trovato il tema molto affascinante, ho letto tante cose e oggi vi proporrò alcune riflessioni che ho fatto, che però sono ancora un work in progress, nel senso che ho molti dubbi anche e vorrei continuare anche a fare questa ricerca, perché occorre poi anche confrontare altri film, ma insomma questo, che già all'epoca fu considerato un capolavoro, che comunque era un film, il primo grande colosso all'italiano, con pretese artistiche, comunque un film di alto livello, mi ha posto davanti a una serie di interrogativi come dantista, no? Sull'uso del testo dantesco e sulla finalità anche di questo uso. Ho messo qui l'immagine del cofanetto bellissimo che è stato curato da Michele Canosa con la collaborazione di Giovanni Lasi e di altri studiosi, perché giustamente già nel volumetto che accompagna il DVD di Inferno, giustamente loro sostengono che c'è un progetto educativo dietro. Effettivamente Dante entra nel cinema, lo abbiamo sentito anche stamattina con Stella Damiano, entra con una serie di film già negli anni zero del Novecento che vogliono proporsi come progetti educativi. Almeno in Italia, forse i film americani, ci hai detto giustamente, sono più sul genere melodramma, ma insomma è il poeta più grande. Il 1911 non è un caso perché siamo all'anniversario dell'Unità d'Italia e Dante viene visto tramite
ovviamente l'apporto della società Dante Alighieri, della società dantesca, di Giosuè Carducci, che all'epoca è così l'intellettuale di punta fra gli scrittori italiani, Dante viene proprio proposto come l'autore per eccellenza che servirà ad educare giovani e non solo giovani dell'Italia che si sta costruendo. Come hanno dimostrato poi gli studi di Canosa e di Lasi, chi progetta soprattutto questo film è un poligrafo al quale mi sono interessata anch'io, perché sono andata anch'io in caccia di informazioni su questo Adolfo Padovan, che probabilmente ha anche ideato i testi. Eugenio De Bernardis, che ha collaborato con voi, che ha lavorato su Adolfo Padovan, riporta il retrocopertina di un libro di Padovan in cui Padovan si autodefinisce scrittore acutissimo e robusto, cioè inizia la fine dell'Ottocento come scrittore, anzi vorrebbe fare il poeta. È abbastanza divertente questo che ho voluto riportare dal saggio di De Bernardis. Abbandonò gli studi astronomici che aveva iniziati da giovane per dedicarsi alla letteratura e alla filosofia, insomma. Poligrafo sotto tutti gli aspetti, collaboratore alla Epli, questo invece è importante, la sua attività poi fu con Ulrico Epli, collabora anche con la Domenica del Corriere e durante la guerra è direttore del Comitato Milanese di Propaganda della Croce Rossa e anzi ci tiene Padovan a dire ricevette 2 medaglie di benemerenza per questa sua attività. Quindi fa effetto pensare che un personaggio così sia anche l'ideatore del film Inferno, ma non solo, il progetto è di continuare a lavorare sui grandi classici e di fare dei film educativi, Inferno, l'Odissea, eccetera. Poi Padovan, come sappiamo, nell'ultima parte della sua vita, morirà nel 30, si ridà invece a fare il poligrafo, lo scrittore di varia natura, e tra l'altro scrive molto per ragazzi, quindi c'è sempre questa sua idea educativa. Una mia laureata, che credo sia stata la prima laureata tra l'altro del corso di laurea in beni culturali con me, ha reperito a casa Carducci queste lettere, che poi sono state appunto studiate anche dall'Asi, da De Bernardi, e quindi non sono certo una novità, però sono lettere molto interessanti che il giovane Adolfo Padovan manda al nume tutelare, Giosuè Carducci, perché volevo tornare prima di guardare con voi direttamente le didascalie del film Inferno, volevo tornare su queste lettere, perché già qui, 1897-98, si vede che Adolfo Padovan sta riflettendo sulla poesia, sul genio poetico, anzi ha scritto un libro che si intitola Creature Sovrane, uno dei suoi primi libri, e poi si interessa del genio nell'arte e definisce, guarda caso, proprio Dante Alighieri e Giosuè Carducci gli unici 2 grandi poeti scultori della nostra tradizione. E quindi poeti in cui la plasticità è fondamentale, no? Effettivamente poi Padovan manda anche una ode a Carducci chiedendo un giudizio, la ode si intitola La morte del secolo, adesso qui è particolarmente piccola ma volevo leggervi almeno l'ultima strofa che dice «Sperate o menti giovani, il mondo è ancor bambino, lunga la via ed ardua che adduce il suo destino, ma di virtù mirifiche denso è l'uman pensiero». E per fortuna poi si è dato al cinema, insomma, inutile dire, perché insomma come poeta lasciava un po' a desiderare, però era pieno di entusiasmo e manda questa poesia, così come continua a mandare tutto a Carducci. Questa è una lettera del 19 gennaio del 1898 in cui parla proprio del genio poetico e dei suoi studi sul genio e pone una serie di domande a Carducci. A un certo punto Carducci rispose anche alle lettere di Padovan, lo sappiamo dal fatto, da una risposta di Padovan, siamo già nel 1904, in cui appunto Padovan attesta che ha ricevuto un segno di gradimento da Carducci sul libro L'uomo di genio come poeta. È proprio una classifica dei poeti dove, come vi ho detto, Dante Alighieri e Giosuè Carducci diventano i 2 poeti scultori e Padovan poi
scrive un'opera complessiva, l'uomo di genio come poeta, sguardo generale, il poeta pittore, il poeta scultore, il poeta musicista. Quindi diverse tipologie di poeta e Dante è lo scultore. Oggi si diceva, riportava proprio Stella Dagna la frase di Anna Maria Chiavacci Leonardi che diceva Dante vede, no? Il vedere è il senso più usato da Dante, perché Dante è veramente un visionario. Io dico sempre ai miei studenti, quando spiego Dante, è uno che è riuscito a farci vedere ciò che nessuno, nemmeno lui, può avere mai visto, cioè l'aldilà, e ce lo fa vedere in maniera così plastica che Auerbach ha dedicato studi epocali al realismo di Dante. Si può essere realisti raccontando l'aldilà? Dante ci riesce, è tremendamente realista descrivendo l'indescrivibile, no? Quindi è veramente un poeta visionario. Sappiamo che Dante è veicolato, ma anche queste sono cose note dagli studi dello stesso Lasi, di Vittoria Colonnese, di vari studiosi, quindi rimando a tutti questi lavori. È stato dimostrato che naturalmente un Dante veicolato attraverso Dorè si è... No, mi ha dato forse... Ah, questa era ancora la lettera, scusate, avevo ancora da mostrarvi la lettera che si trova qui a Ravenna, nel fondo Ricci, della Santa Milizia, la Croce Rossa Italiana, quando Adolfo Padoan scrive anche a Corrado Ricci, segretario generale delle Belle Arti a Roma, per ottenere appoggio per un volume che andrà devoluto alla Croce Rossa. Ecco, dicevo... Dante è veicolato da Dorè, anche stamattina è stato ricordato, il film Inferno non fa che mettere in movimento le incisioni di Dorè, e lo fa, devo dire, almeno agli occhi di una dantista, lo fa in maniera straordinaria, considerando anche l'epoca, no? I trucchi dell'epoca, che non sono certo quelli del nostro cinema digitale. Non solo... nel film Dorè viene utilizzato per tratteggiare l'inferno, ma anche per i flashback, che sono quello noto di Paolo e Francesca, che raccontano la loro morte cruenta, quello del suicidio di Pier delle Vigne e quello della morte del conte Ugolino. Anche lì Dorè è il modello retrostante. Ma i testi invece, il testo di Dante, perché... Grazie appunto al benemerito restauro di questo film, noi abbiamo anche le didascalie e ci possiamo chiedere come sono costruite. Queste didascalie sono già state studiate molto autorevolmente da Sergio Raffaeli in quel famoso convegno che stamattina veniva ricordato da Giovanni, quello che fu tenuto qui a Ravenna grazie all'opera di Casadio, e quindi è raccolto il saggio di Raffaeli nel volume dedicato appunto a Dante nel cinema. Tuttavia Sergio Raffaeli si interessa particolarmente dei testi moderni delle didascalie, ha studiato, devo dire, in maniera perfetta il modo in cui sono costruiti questi testi, testi molto brevi, frasi secche, pensieri corti, no? In cui gli autori del film vogliono riassumere, spiegare, chiarire l'azione che si svolgerà sulla scena. Tuttavia le didascalie contengono anche dei versi di Dante. Ha scritto Brunetta che i versi di Dante generano una forma elementare di metrica visiva, e Raffaeli ha commentato dicendo: beh, possono funzionare a due livelli i versi, che poi vi farò vedere, ne ritorniamo su alcune didascalie, possono funzionare a due livelli. Sono un richiamo mnemonico per il pubblico colto, lo spettatore istruito, che quando legge per me si va, ricorda l'incipit del terzo canto dell'inferno, ma sono anche, d'altra parte, un invito a reverenza per il pubblico indotto. Quindi possono funzionare a due livelli. Per il pubblico colto, quindi un richiamo mnestico, per il pubblico indotto, che così sarà invitato, se non a leggere, a comprendere e a provare reverenza per la commedia di Dante. Anche questo è noto, l'inquadratura con le scritte, il fotogramma con le scritte precede sempre il quadro, quindi le didascalie hanno una funzione di annuncio. Ci sono, tento di classificare, tre tipi di didascalia. Un tipo di didascalia dove c'è solo il testo moderno, cioè il testo degli autori del film. Un tipo di didascalia che contiene solo versi di Dante,
Questi versi, come ha già dimostrato Raffaelli, sono tratti dall'edizione della commedia a cura di Scartazzini e Vandelli, che era quella che letteralmente Padovan aveva sotto mano, quella pubblicata dalla Epli nel 1903. E ci sono infine delle didascalie di tipo misto, dove abbiamo testo moderno, filetto e sotto alcuni versi. Allora, quello su cui ho appuntato la mia attenzione, ho cercato di appuntare la mia attenzione, di trarre delle riflessioni, è appunto l'uso dei versi di Dante. Volevo farvene vedere una casistica. Torno ancora a Raffaelli, perché poi mi servirà per la conclusione, dicendo che Raffaelli individua due modelli: uno è la cartellonistica del tempo e l'altra l'editoria scolastica, cioè le edizioni della commedia che effettivamente hanno anche adesso spesso un cappello introduttivo in prosa moderno e poi i versi di Dante. Io credo che forse si possa anche andare oltre, ma poi vi dirò sul finale l'idea che mi sono fatta. Ecco, mi scuso con voi che siete tutti esperti di cinema, quindi anche molto bravi nel fare le slide, perché io semplicemente e artigianalmente ho fotografato le didascalie, perché non uso edizioni pirata o quella di Canosa, e quindi non è possibile fare uno screenshot, e quindi ho fatto così. Quindi scusatemi, perché queste sono proprio fotografie dallo schermo, ma era per ritornare su queste didascalie, che certo dal punto di vista visivo non hanno interesse, ma contenutistico sì. Tipo di didascalia di tipo 1, solo testo. I golosi percossi da eterna pioggia urlano come cani. Ciacco predice a Dante le sanguinose discordie che dilanieranno Firenze. In questo caso l'autore, che immaginiamo essere Adolfo Padoan, di queste didascalie mette soltanto il testo moderno, quindi spiega ciò che il pubblico vedrà poi in scena, vedrà poi nella scena successiva, in cui in effetti Dante incontra Ciacco, sia l'attore che interpreta Dante incontra quello che interpreta Ciacco. Nelle bolge, nelle 10 bolge di Malebolge, c'è un'aggiunta che è ancora più didascalica e appunto mira sempre più all'educazione. Si dice anche in quale bolgia si è in maiuscolo: settima bolgia, ogni bolgia è così, prima, seconda, terza, settima bolgia, i ladri tra orribili serpi che li trafiggono, Vanni Fucci che predice a Dante la sconfitta dei bianchi. Vedete anche la struttura della frase, così come l'ha studiata Raffaelli, che è littica, è quasi un linguaggio giornalistico col che, no? senza la frase reggente, no? Se dicessimo in un buon italiano dovremmo dire Vanni Fucci predice a Dante la sconfitta dei bianchi, invece Vanni Fucci che predice, cioè vedrete in scena Vanni Fucci che predice. Ecco, qui volevo sottoporvi, scusate appunto il collage è sempre mio, i casi in cui invece abbiamo una didascalia di tipo 2, cioè, spero la vediate abbastanza grande lì, sì, cioè solo versi di Dante. In questo caso abbiamo un'intera terzina e poi un taglio. Recita la didascalia, posso dire di Padovan, che attribuiamo a Padovan, diciamo la didascalia dell'inferno, per restare da parte dei bottoni: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, la terzina di apertura del canto terzo dell'inferno. Poi taglio, perché cosa recita il testo di Dante? Questi tre versi e poi la terzina successiva: giustizia mosse il mio alto fattore, fecimi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterna duro, e finalmente lasciate ogni speranza voi che entrate. Questo è solo un esempio dei tagli. Allora, ovviamente mi sono chiesta, da studiosa di letteratura, perché questo taglio? E si può dare una risposta ovvia: se i versi hanno una funzione mnestica, servono a rammemorare il testo di Dante, il film vuole rammemorare i versi più importanti, quelli che tutti ricordiamo. Non tutti ricordano giustizia, mosse, il mio alto fattore, eccetera, eccetera. No, però tutti ricordiamo dalla scuola per me si va, per me si va, per me si va, questa straordinaria anafora che apre il testo del terzo canto dell'inferno. Aggiungerei un'altra riflessione, appunto a quella ovvia.
che cosa viene tagliato? Viene tagliata la parte di testo più difficile, che richiederebbe un'esegesi, perché se noi prendiamo un buon commento alla Commedia, come quelli che usiamo nelle aule universitarie, dobbiamo spiegare, come io faccio ai miei studenti, che fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore rappresentano la tria della Trinità, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, quindi andrebbe spiegato che cosa significano queste, cosa significa questa perifrasi, e che quel dinanzi a me significa prima di me non ci furono cose create se non eterne, e io, la porta dell'inferno è quella che parla, e io duro in eterno. Tutto questo viene tagliato, ritengo, perché occorrerebbe l'esegesi, la spiegazione che adesso io ho riassunto. Poi molto di più si potrebbe dire, è una porta che parla, che senso ha una porta parlante? Fino a qualche anno fa i critici parlavano di porta parlante perché c'erano le scritte di benvenuto sulle porte della città, quindi si pensava alle città del tempo di Dante. Oggi una intuizione secondo me molto bella di Stefano Carrai, che è un grande dantista che insegna la Normale di Pisa, ci dice che invece probabilmente è proprio una chiesa rovescio quella in cui Dante sta entrando, perché erano le porte delle chiese che nel Medioevo avevano una scritta che diceva benvenuti nella casa di Dio, quindi invece lasciate ogni speranza era il controcanto di Dante. Ecco, tutto questo non si poteva mettere, e quindi nel film viene ritagliata opportunamente la terzina più un verso, in modo da dare il ricordo e la reverenza ai lettori di diverso livello senza offrire dei versi difficili. Mi pare che altri esempi vadano in questa stessa direzione. Questo, per esempio, spesso vediamo delle didascalie di questo tipo, la terzina è rispettata. Altra didascalia di tipo misto, qui c'è testo moderno e testo dei versi di Dante. Beatrice scende nel limbo dal paradiso e prega Virgilio perché accorra in aiuto di Dante. Filetto e sotto, io son Beatrice che ti faccio andare, vegno di locove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Il ritmo della terzina in generale è rispettato. Poi vi faccio vedere anche i casi in cui non lo è. Anche qui Caronte che tragitta le anime, e sotto la terzina che il pubblico senz'altro ricorderà, però ritagliata nella sua integrità, direi con un rispetto quasi filologico, che non ci stupisce in un personaggio come Padovan, che era comunque era uno scrittore colto e uno che aveva ambizioni letterarie. Caron dimonio con occhi di bragia, eccetera, fino a batte corremo qualunque sadagia. Stessa cosa con Filippo Argenti, ma anche qui piccolo taglio all'inizio del primo verso, perché interessa al film che si comprenda il testo, quindi il verso viene tagliato, a volte un verso viene tagliato per la parte iniziale, a volte viene tagliato per la parte finale. C'è però uno sforzo di rispetto della terzina. In alcuni casi sono due i versi, ma anche qui perché bastano alla comprensione. I dilapidatori, canto tredicesimo dell'inferno, nella selva dei suicidi, sono inseguiti dalle cagne, dietro a loro è la selva piena di nere cagne, bramose e correnti. Anche Maometto, sono due versi, non voglio andare troppo a lungo perché poi vorrei andare ad alcune osservazioni e concludere, mi restano 5 minuti, Giacomo? Bene, allora, anche qui i suicidi, Pier della Vigna, il verso è tagliato in modo da mettere sotto gli occhi del pubblico l'incontro di Dante con Pier della Vigna. Colse un ramoscel da un gran pruno, Dante strappa il ramo, il tronco suo gridò perché mi schiante. Qui invece abbiamo l'esempio opposto, è tagliato il secondo verso, perché poi il testo di Dante si fa più difficile. Ella se va nuotando lenta lenta, ruota e discende. È la bestia, la macchina infernale di Gerione. Questi sono altri esempi che volevo fare per fare una casistica di didascalie in cui si cerca di preservare coerenza e l'integrità del testo dantesco, ma si fa un piccolo taglio all'inizio del primo verso citato o alla fine dell'ultimo verso citato, in modo da rendere tutto semplice anche al pubblico, appunto, che non è colto.
Qui addirittura è l'unico caso, credo, sono quattro versi non completi, una terzina e un po', ma perché? Perché Taide, la protagonista, è citata nella terzina successiva. Allora si riporta tutta la terzina, quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose ed ora s'accoscia e ora in piede stante, però qui finisce la terzina, allora si mette l'inizio della successiva. Taide è! E così direi che la didascalia finisce per avere una funzione quasi di deittico, di indicare, no? Questa è Taide e adesso la vedrete. In altri casi abbiamo un verso solo, un verso proprio lapidario, e sono i versi lapidari, sentenziosi della commedia. Entrai per lo cammino alto silvestro, sì che io fui sesto fra cotanto senno, canto quarto quando Dante viene accolto fra gli spiriti magni. Minosse che giudica i dannati, canto quinto, stavvi Minos orribilmente e ringhia. Senza speme vivemo in disio, i limbicoli. Ecco, quello che mi pare interessante, ma qui vorrei sentire poi il parere degli esperti, è che in alcuni casi, questo l'ho trovato molto interessante, i versi di Dante hanno una funzione di incorniciamento. Cioè, non riguardano ciò che si vedrà in scena, ma ciò che accade prima e ciò che accade dopo. Perché gli attori, ma stamattina era venuto fuori proprio a proposito dell'inferno, probabilmente pronunciavano le terzine di Dante. E quindi, vi faccio vedere l'esempio di Paolo e Francesca, c'è una didascalia che dice Paolo e Francesca e il passo dell'inizio del canto quinto, quando si dice quali colombe dal disio chiamato. Poi c'è tutta la parte centrale del canto quinto, questa, adesso ho messo, ma insomma, siede la terra dove nata fui, tutto il discorso di Francesca, e poi quando Francesca racconta, noi leggevamo un giorno di diletto, per diletto, di Lancillotto, come amor lo strinse, tutto questo viene saltato. Ma perché lo dicono gli attori a Dante, eh? E subito dopo invece c'è il finale, e caddi come corpo morto cade. Stessa cosa qui, non si racconta per niente l'episodio di Ulisse, ma si preannuncia, si allude, là entro si martira Ulisse e Diomede, poi si vedono Ulisse e Diomede nella fiamma. Vado alla conclusione, ecco perché era la cosa che mi premeva dirvi. Ho cercato di riassumere in qualche modo, di chiarire la funzione di questi versi danteschi. Allora, la prima funzione che mi pare di poter dare a questi versi è una funzione artistica, poetica, cioè il testo moderno, che è molto secco, soltanto un testo espositivo, viene completato in maniera poetica e in questo modo ha una funzione anche evocativa del testo di Dante. Poi, come si è detto, una funzione più mnemonica, i singoli versi o le terzine più famose fanno emergere alla memoria dei lettori tutto il testo della commedia. Hanno anche una funzione esplicativa, esegetica, precedono la scena annunciando la situazione che sarà rappresentata. A questo proposito Raffaelli dice c'è uno scarto, c'è una distanza libresca fra la didascalia che ci dice e poi quello che la didascalia ha detto che avviene, quindi prima viene detto e poi avviene. A mio avviso non è sempre così. Nel caso di Paolo e Francesca, che vi ho detto, ma ci sono altri casi, ho esemplificato, la didascalia non dice ciò che avverrà, dice ciò che è avvenuto prima, quali colombe dal disio chiamate, Paolo e Francesca si sono avvicinate, e poi dice ciò che avviene dopo, e caddi come corpo morto cade. In questo caso, scusate, mi sono andata troppo avanti, la didascalia ha un altro paio di funzioni, a mio avviso. Una funzione integrativa. Le didascalie indicano ciò che accade prima o dopo il dialogo che gli attori pronunciano, è così anche nel caso del conto Golino, e allusiva, il verso singolo allude ad un episodio famoso, compendiato, vedi, Ulisse e Diomede, ma poi non inscenato, non sviluppato sulla scena. Tutta la storia di Ulisse che fa naufragio non c'è nel film. Per questi ultimi due aspetti, a mio avviso, non si può parlare di distanza fra la didascalia e l'immagine, perché la didascalia completa e integra l'immagine, cioè il film, mi pare, persegua un linguaggio in cui testo e immagine non sono giustapposti, e mi pare anche uno degli elementi di grandezza di questo film, che non mima, che non copia, che non ricalca i manuali scolastici, ma fa qualcosa di più. L'ultima
slide che volevo mostrarvi in realtà riguarda due fotogrammi che sono stati studiati benissimo da Michele Canosa, il monumento di Dante a Trento che appare e scompare nelle varie copie del film per ragioni, come sappiamo, di censura. Allora, prima c'è un fotogramma che dice il monumento di Dante a Trento, poi c'è il fotogramma con il monumento, e qui sì che la didascalia, il verso di Dante, è contemporaneo, ma è anche integrativo, perché è un verso che nella commedia si riferisce a Virgilio e che invece qui, ovviamente messo sotto la statua di Dante, fa diventare Dante l'altissimo poeta. Mi sembra, insomma, ma qui vorrei sentire davvero voi studiosi di cinema, che ci sia un uso che non è soltanto libresco, pedantesco della didascalia. E mi permetto di suggerire un terzo modello, oltre a quelli che molto autorevolmente suggeriva Raffaelli. È vero, c'è la cartellonistica, è vero, ci sono le edizioni scolastiche della commedia, secondo me, ma dovrei studiarlo, quindi ve lo dico come ipotesi, c'è proprio tutta l'editoria illustrata per ragazzi del tempo, in cui c'era il testo, penso ai tanti Pinocchio, per esempio, di inizio Novecento, poi c'è l'illustrazione, sotto l'illustrazione c'è di nuovo una porzione di testo, un riassunto di testo. Ecco, mi fermo qui, più che dandovi delle risposte, ponendovi delle domande. Grazie. Grazie davvero, Sebastiana. Sono questioni e domande molto interessanti, le quali, insomma, ci sarebbero anche sicuramente persone competenti con le quali interloquire, che tu ricordavi, insomma, Giovanni, Lasi, Michele Canosa, eccetera. I tempi sono abbastanza tiranni, ahimè, data, come dicevo all'inizio, la ricchezza. Spero che ci sarà tempo anche per un dialogo, ma nel frattempo dobbiamo proseguire con il secondo intervento previsto, che è di Roberto Chiesi, che chiamo appunto a intervenire. Roberto Chiesi, critico responsabile del Centro Studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, studioso, ricercatore di altissimo profilo a livello internazionale, che insomma ha scritto numerose monografie su diversi autori, da Bergman, ovviamente Pasolini, che è al centro dei suoi interessi e dei suoi studi, e Fellini, e un'infinità di saggi, di edizioni critiche, di film, DVD, restaurati, editi appunto dalla Cineteca di Bologna e non solo, naturalmente, ma insomma, tempo per riassumere le tue attività, grazie, eccederebbe quello dell'intervento che invece sono e siamo molto curiosi di ascoltare, che riguarda appunto Federico Fellini, no? Uno dei tanti film mancati di Fellini, riguarda appunto l'inferno di Dante Alighieri. Il titolo dell'intervento di Roberto quindi è Fellini, i viaggi all'inferno e chi è reinvenzioni dantesche dallo sceicco bianco alla voce della luna. Prego. Sì, grazie Giacomo per questa generosa presentazione, poi grazie a Giovanni Lasi, a Casa Amato per l'invito a partecipare a questo convegno. Sì, io mi fermerò un po' prima magari della voce della luna per non parlare due ore appunto, quindi magari poi se ci saranno degli atti riverserò lì tutto il lavoro ulteriore relativo a questo intervento. Dopo l'Ariosto ci fu Dante. Il mio incontro con Dante è molto importante per me, si intende, perché quando ho letto per la prima volta la storia di Francesca da Rimini, del povero Gianciotto e di suo fratello Paolo, io ho compreso che tutto nella vita, anche una banale storia d'adulterio di provincia, può diventare sublime se si è capace di raccontare i fatti in un certo modo, con una certa espressione. Ecco, questa del 63 è una delle rare dichiarazioni in cui Fellini menziona esplicitamente l'importanza dell'opera di Dante, in particolare dell'Inferno, nella sua formazione e nella sua vita.
Ecco, è significativo che abbia citato proprio un canto, il quinto, quello dei Lussuriosi, dove Dante stesso ha un'intensa reazione emotiva, di vulnerabilità, dopo aver incontrato Paolo e Francesca, come sappiamo, e sviene. Ecco, Fellini, proprio fra le esperienze seminali di spettatore della sua vita, citava spesso quando a 6 anni, nel 26, vide Macisti all'inferno, al cinema di Brignone, e disse, poi scherzando, spesso che in realtà tutti i suoi film sono tentativi falliti di rifare Maciste all'inferno. In realtà, a parte gli scherzi, effettivamente c'è una sequenza della Città delle Donne dove effettivamente cita Maciste all'inferno, in particolare cita la figura di Proserpina, interpretata da Elena Sangro, quindi questa donna procace con gli occhi bistrati, che però in questo frammento della Città delle Donne è un'apparizione fantasmatica e dilatata rispetto significativamente dilatata rispetto al film. Ecco, la lettura dell'inferno segnò Fellini in vari modi, in varie forme, e subito gli ispirò delle immagini e l'esigenza di esprimerle. Lo prova un disegno che è stato conservato dall'amico Luigi Benzi, realizzato nel 1937, quindi quando Fellini aveva soltanto 17 anni. Rappresenta alte e cupe pareti di roccia che si stagliano contro un cielo buio. Ai piedi di queste rocce Fellini disegnò le caricature di 5 suoi amici e nemici dell'adolescenza, accompagnate dalle caricature di Dante e Virgilio. A quest'ultimo però, a Virgilio, Fellini ha assegnato i tratti di un amico, raffigurandolo nell'atto buffonesco di fare il gesto dell'ombrello. È un disegno dove troviamo quindi l'idea di una possibile scenografia, dove campeggia al centro una situazione di derisione, beffarda e plebea, che, come spesso accade nei disegni e nei film di Fellini, si rivolge anche a chi guarda, allo spettatore. Ecco, non è un caso che la figura di Dante sia presente nel disegno, perché anche il poeta rientrava fra i personaggi fondamentali nell'immaginario della sua infanzia, della sua adolescenza e anche dopo, quindi anche Dante come personaggio proprio. Ecco, in una nota scritta poi da Fellini, appunto per quel progetto di cui diceva Giacomo, dall'inferno, troviamo questo ricordo preciso dell'infanzia, cioè nel corridoio del ginnasio, in una nicchia altissima piena di ragnatele, su una colonna di marmo gelato, c'era un busto nero con gli occhi vuoti, spalancati, di ferro, un volto severo, da giudice, da spione. Eravamo tutti convinti che fosse lui, con quelle labbra sottili come lame, a fare la spia ai professori di tutto quello che noi combinavamo durante la ricreazione. Quindi Dante, nella visione dell'infanzia felliniana, non è una figura con cui identificarsi, come sarà per esempio un artista che vive male nella propria pelle ed è tormentato da un'immaginazione funerea, Edgar Allan Poe, oppure come Kafka, i cui motivi ispirano alcuni dei primi racconti surreali e umoristici del giovane Fellini pochi anni dopo. In questa descrizione del busto di marmo possiamo intravedere l'intenzione di abbassare il mito di Dante al quotidiano di un ragazzo che vede appunto il grande poeta come mero complice del bidello, una spia. Ecco, un eco di questa immagine la troviamo in Amarcord, nella sequenza in cui Titta fallisce la sua iniziazione sessuale con la gigantesca tabaccaia. È una scena penosa e umiliante per lui che si consuma sotto lo sguardo di Dante, che è ritratto in un manifesto pubblicitario appeso nel negozio della tabaccaia. Quindi il fatto che la scena avvenga sotto lo sguardo di Dante accentua l'umiliazione e la mortificazione del protagonista. Però anche l'immagine di Dante, che ha il cranio scoperchiato, dove un aereo gli versa sopra il ricostituente fosforil, è in realtà un'immagine di umiliazione. Nel momento stesso in cui lo investe con un'ironia dissacrante, Fellini assorbe Dante nel suo mondo, e questa era l'attitudine di Dante verso gli artisti, in particolare gli scrittori,
della sua vita, cioè non il gusto manieristico, non il piacere della citazione, tantomeno la fedeltà illustrativa al testo, niente di tutto ciò mai in Fellini. In lui agiva un processo spontaneo e vorace di assunzione, metabolizzazione di motivi, figure, atmosfere, tonalità, lineamenti, gesti, ombre, sottintesi, suggestioni, dettagli che vengono assimilati e rielaborati in una reinvenzione che li rende altro, anche se talvolta li lascia comunque riconoscibili in filigrana. Ecco, gli elementi attinti, per esempio, da un testo letterario vengono sottomessi a un processo chimico e organico dove vengono mescolati ad altre immagini e visioni che l'occhio ha trattenuto e cristallizzato nel corso delle sue esperienze di vita e che poi vengono trattate nel laboratorio interiore di Fellini, assimilate, assorbite insieme a letture, per esempio, di fumetti, a immagini di ogni genere e provenienza, a brandelli di film, a visioni di spettacoli, preferibilmente popolari, sottomessi a una istintiva decantazione. Ecco, un elemento che lo affascina della commedia dantesca è senz'altro la condensazione di una storia, di una fisionomia, di un'indole, di un carattere, in poche parole allusive ed enigmatiche. Anche nel suo cinema, infatti, Fellini allinea sempre un caleidoscopio di apparizioni, come ha notato Jacqueline Risset, che ha scritto forse le pagine più belle e significative su Fellini e Dante. Apparizioni che nei film di Fellini rivelano qualcosa del proprio mistero e della propria storia, grazie alla qualità della luce con cui Fellini le illumina, lasciandone una parte in ombra. Ecco, la luce, come osserva proprio la Risset, è un elemento fondamentale sia in Dante che in Fellini. Il regista la adotta per suggerire spazi, profondità, evocare climi, atmosfere, ma anche per plasmare l'espressività di un volto che appare pochi istanti e deve suggerire tutto di sé prima di scomparire. In Fellini, l'aldilà perde però la sua dimensione ultraterrena e viene calato sulla terra. Non soltanto nel progetto non realizzato, il viaggio di Gima Storna, che viene definito il viaggio dantesco di Fellini, il viaggio propriamente dantesco di Fellini, l'opera che sarebbe stata una sorta di personale interpretazione dell'inferno. Ecco, ma nel Mastorna, proprio nel Mastorna, la dimensione ultraterrena si rivela nient'altro che un'estensione del mondo terreno. Ma i viaggi agli inferi che Fellini adombra nello Sceicco Bianco, l'Odissea di Wanda, nel Bidone, l'Agonia Finale di Augusto, nella Dolce Vita, la Roma mondana, sfatta e triviale, attraversata da Marcello, in Otto e Mezzo, la Sauna Spettrale, in Giulietta degli Spiriti, la Villa Labirintica di Susi, in Toby Dammit, la volgare serata di premiazione cinematografica, nel Satirico, la Suburra, in Roma, la sfilata di moda ecclesiastica, nella Città delle Donne, il raduno delle femministe, la Villa Anni 30 del seduttore Sante Cazzone, in Ginger e Fred, il ventre della televisione privata e così via. Cioè i viaggi agli inferi di Fellini avvengono sulla terra. Ecco, un caso significativo è Amarcord, che come il Satiricon costituisce un viaggio nel passato, però in questo caso è un passato privato e collettivo al tempo stesso, come nei Clowns e in Roma, in un borgo che nel film non si chiama Rimini, ma ha perduto il suo nome originale ed è popolato da ombre di persone, per la maggior parte defunte. Ecco, in Amarcord domina un sentimento più doloroso, direi, e profondo di una semplice nostalgia, perché è un sentimento di rifiuto inevitabile, che però crea anche dolore nell'io, dato che l'io, per salvarsi, per salvare la propria identità, ha dovuto abbandonare le proprie radici, ha dovuto sradicarsi dal borgo. Amarcord è la raffigurazione di un'Italia cattolica e provinciale, una sorta di piccolo inferno rassicurante e non solo, amniotico, vista con un affetto che non esclude la ripugnanza. Ecco, il primo indizio della ripugnanza e del distacco di Fellini da quel mondo, che è più esplicito questo nelle dichiarazioni che rilascia sul film, è la sua scelta di non apparire nella rievocazione dell'epoca della propria adolescenza. Cioè Fellini nel film non c'è, ecco, in Amarcord manca un vero alter ego di Fellini, perché in realtà Titta è un doppio dell'amico Titta Benzi, ma non è Fellini, anche se condivide qualche aspetto comune ai ragazzi della sua generazione.
Amarcord è popolato da personaggi emblematici di un'Italia che è rimasta identica a se stessa, immutabile. E un avvocato, il dotto del Borgo, cita Dante come il simbolo retorico della poesia nazionale. Quindi ne dà una visione imbalsamata, convenzionale, che è molto diversa da quella che poteva avere Fellini. Ecco, c'è una frase poi nel Mastorna in cui si dice: noi non crediamo nell'immortalità dell'anima. In Fellini, infatti, si può identificare una volontà di liberarsi dal cattolicesimo, dalle leggi della morale cattolica e della religione. Nel cinema di Fellini la carnalità viene esaltata come una forma di rigenerazione. Per esempio l'amplesso con la maga Enotea, non più giovane ma ormai in là con gli anni, nel Satiricon, che sembra avvolgere nel suo corpo dilatato, sfatto, quello di Encolpio, in realtà gli restituisce quel vigore nell'amplesso che egli aveva perduto. Ecco, in tutto il suo cinema Fellini esprime una fascinazione assoluta per la carnalità, per un erotismo declinato in ogni sua forma, però non ha un'unica dimensione questo erotismo. È seducente, però è anche inquietante, può essere anche degradante, cioè nella sua complessità, nelle sue contraddizioni, si impone comunque sempre come una dimensione essenziale e imprescindibile della realtà. Cioè Fellini contrappone sempre il carattere di rivelazione profonda dell'eros contro l'oscurantismo sessuofobo e repressivo della religione cattolica. In una sequenza del Satiricon, i due amanti, Encolpio e Gitone, per esempio, stanno raggiungendo la camera dove il primo alloggia all'interno dell'insula Felicles. Quindi devono passare attraverso gli spazi del lupanare dove le prostitute attendono i clienti, al di là delle porte aperte oppure sulle soglie dei loro covi. Ecco, sulle soglie oppure oltre le soglie, per pochi istanti, appare ogni volta una donna diversa, ora sola, ora accompagnata dal cliente, oppure talvolta sorvegliata da un uomo che evidentemente è uno sfruttatore, con le pareti che anche esse cambiano, sono cangianti, quindi sono azzurre, bianche, rosse, dipinte. È una delle tante varianti feliniane delle discese agli inferi, che però non sono inferi, perché è il piacere comunque a predominare. Cioè è un caleidoscopio di storie differenti, di declinazioni diverse della sessualità, quelle che si intravedono per esempio fuggevolmente in questa sequenza, storie che alludono a pratiche erotiche o le sorprendono in un momento qualsiasi del loro consumarsi, perché noi intravediamo anche l'intimità di situazioni omosessuali, per esempio. E del resto Encolpio e Gitone, che vivono il proprio eros omosessuale, la bisessualità nel caso di Encolpio, ognuno a suo modo, osservano quindi degli scampoli delle vite sessuali degli altri prima di consumare la loro notte di erotismo. E lo sguardo di Fellini contempla con evidente fascinazione, attraverso gli occhi dei due giovani, quel mondo dominato da una sessualità promiscua, spregiudicata, pagana, la cui morale è indecifrabile. L'eros di Encolpio e Gitone, del resto, non è ovviamente diverso dagli altri, perché più o meno tutti appaiono potenzialmente animati da pulsioni bisessuali e il loro desiderio è calato in quel medesimo contesto di carnalità spregiudicata, animalesca, viscerale e istintuale. Quindi all'ordine morale teologico che informa l'inferno, comunque il mondo ultraterreno nella visione dantesca, subentra invece in Fellini la fascinazione spregiudicata del caos, di quella dimensione che Fellini chiamava sconosciutezza e che non definisce però soltanto la Roma decadente del Satiricon. Sono le profondità sconosciute, illuminate dalle zone oniriche, dove si cela il mistero delle pulsioni e dei desideri. Ecco, si pensi proprio nel testo del progetto, nel copione del progetto non realizzato del Mastorna, all'episodio in cui il protagonista avrebbe incontrato i suoi genitori. Sono suo padre e sua madre, ma non sono soltanto suo padre e sua madre. Qui cito proprio dal Mastorna. I due coniugi sono la copia identica dei suoi genitori, ma con qualcosa di profondamente diverso nell'atteggiamento, nello sguardo. L'uomo, che assomiglia moltissimo a suo padre, non ne ha però l'aria severa, autoritaria, e la donna, che è tale quale sua madre, nei lineamenti, nelle fattezze, ha un atteggiamento, un modo di sorridere, di guardare, che la rendono profondamente diversa.
Ecco, la luce sconosciuta in cui appaiono i genitori si accentua quando loro stessi, come se fosse un gioco, propongono a Mastorna di scambiare le proprie identità e il gioco scivola addirittura sul piano della tentazione dell'incesto omosessuale perfino. Una tentazione già evocata, quella dell'incesto con la madre, nel sogno di Guido ambientato nel cimitero in 8:30. Ed è una tentazione da sottolineare cui Mastorna inizia ad abbandonarsi senza porsi nessun freno morale o etico. Ecco, possiamo accostare questa sequenza non realizzata a quello di un altro progetto, forse non casualmente anch'esso rimasto non realizzato, 10 anni prima, a metà degli anni 50, Le libere donne di Magliano, dal romanzo di Mario Tobino, dove Fellini avrebbe voluto mostrare il viaggio in un manicomio dove sono recluse soprattutto donne, e qui cito dal testo del trattamento, che vivono nella cella delle alghe. È un luogo impressionante, una celletta stretta, vuota, in cui sono rinchiuse quelle pazze furiose che distruggono tutto. Sono completamente nude perché non si può nemmeno lasciar loro una coperta, un asciugamano, altrimenti tenterebbero di impiccarsi, di suicidarsi, di farsi del male. Sono quindi nude in questo spazio molto ristretto e sorvegliate spesso attraverso uno spioncino dagli infermieri o dalle suore. Al suo interno ci sono solo alghe marine e chiaramente la dimensione marina, come arcano proprio, come primigenia, non poteva non affascinare Fellini. Alghe facilmente lavabili che servono a tutto, coperte, vestiti, tappeti. Rinchiuse in questo modo, le pazze non assomigliano nemmeno ad animali, ma a delle piante, che sono ancora più lontane dall'essere umano. Ecco, questo progetto riaffiora poi significativamente in un progetto molto più tardo, che è proprio quello dell'inferno, che Fellini immaginò su sollecitazione della televisione statunitense CBS, dove il viaggio nella sconosciutezza della follia si fonde all'esperienza realmente vissuta dal regista a metà degli anni 60 con l'acido lisergico. Ecco, e Fellini qui racconta questa esperienza in cui assunse questo acido, l'orrore delle forme che ci circondano e di cui non ricordiamo più il significato, il senso, la funzione, che cosa siano, dispersi, senza coscienza, senza ricordi, nostalgie, rimpianti, speranze, in un'immensità che non vuole dire nulla. Questo è l'inferno e nello stesso istante l'orrore della mortale sconosciutezza del tutto, di colpo, ti irradia di una sconfinata felicità, una libertà che va al di là di tutti gli universi. Non sei più prigioniero dei significati, dei concetti, non sei più separato dagli oggetti, dagli altri, dalla realtà che è fuori di te. Ecco, un'esperienza di dispersione di sé che gli ispira al tempo stesso orrore e una sconfinata felicità, perché implica la liberazione da se stesso. Ecco, possiamo anche pensare, come ha detto Fellini, seguendo quello che dice Fellini, che anche fare i film sul proprio passato intimo, sul passato della sua generazione, a Marcord è stato un modo per liberarsi da quel passato. Ecco, questa parte del film progettato dall'inferno si sarebbe dovuta contrapporre all'inferno invece spettacolare, prosaico, che i produttori con la loro volgarità proponevano a Fellini, assediandolo e tormentandolo. Ma in realtà nel frattempo Fellini aveva già mostrato l'inferno nella realtà come degradazione del reale, del presente, nella sequenza di Toby Dammit, che deriva in realtà da una sequenza analoga del Mastorna, e cioè la squallida festa di premiazione mondana, che è un tripudio di stupidità e ipocrisia. E soprattutto lo ha fatto a metà degli anni Ottanta nella raffigurazione dell'Italia berlusconiana che dà Ingingere Fred, che si apre proprio con uno spot dove appare Dante Alighieri, ma riprodotto nelle fattezze di una marionetta che recita testualmente: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, ma con l'orologio bussola giammai abbandonato il sentiero perduto fu tosto ritrovato. Beatrix, watch!» E il fiorentino: «Tu sai dove tu vai?» Questo si doveva concludere così lo spot. Quindi Fellini non mostra soltanto la stupidità dello spot pubblicitario, ma la riduzione umiliante di Dante, la cui immagine viene vista oltretutto in un piccolo monitor, quindi miniaturizzata, avvilita dalle minuscole dimensioni dello schermo. Ecco, la degradazione mostrata in Ginger e Fred è anzitutto una degradazione della dignità dell'uomo, cioè la dignità professionale dei due ballerini invitati
a esibirsi, vecchi in un numero di tip-tap, la dignità dei telespettatori che si sottomettono alle visioni sciocche e becere dei programmi televisivi berlusconiani, la dignità dell'arte dantesca, deturpata quindi nell'asservimento al dispositivo pubblicitario. Ecco, questo sdegno, questa rabbia profonda e dolorosa per la degradazione del paese che anima l'ultimo Fellini, ecco, può credo essere definita dantesca. Grazie. Grazie davvero Roberto per questa mirabile sintesi in cui sei riuscito nel poco tempo a disposizione a dare veramente una serie di suggestioni per capire quanto sia profondo e intenso e anche per molti aspetti costitutivo il rapporto fra Dante e Fellini, costitutivo della poetica di Fellini stesso, a cavallo fra i vari progetti e i vari film. Sempre per esigenze temporali, passiamo senz'altro immediatamente al prossimo relatore che invito a salire sul palco, che mi pone un problema di accentazione, nel senso che io ho sempre chiamato Ripari, allora facevo bene. In fondo, non so perché, sempre Ripari. Io sono solidale con i problemi di accentazione perché il mio cognome ha il problema opposto e quindi dalle elementari sono abituato a confrontarmi con questo tema. Edoardo Ripari è professore all'Università di Bologna, al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne. Ha scritto un bellissimo libro che ha avuto l'opportunità di leggere, Storia cinematografica della letteratura italiana, che insomma cerca di ricostruire, fare una sorta di storia letteraria a partire dalle trasposizioni cinematografiche e dal rapporto fra i cineasti e appunto il canone, diciamo così, ma non solo il canone della letteratura italiana. Ne ha scritti ovviamente anche altri, così come una molteplicità di saggi che riguardano la civiltà letteraria italiana dal 600 al 900 attraverso vari autori, opere, esempi. Fra le altre cose ha inaugurato la 17ª edizione della cultura italiana nel mondo all'ambasciata italiana a Washington con una lecture dedicata a Screening the Classics, Italian Literary Canon and Cinema. Il suo intervento è intitolato Nemmeno fiume se lo porta via, figuralismo e mimesi da ragazzi di vita ad Accattone, evidentemente. Il tema è Pierpaolo Pasolini, l'altro grande dantista del cinema italiano. Prego. Grazie professore, ringrazio gli organizzatori per aver accolto il mio intervento. Io per controbilanciare la mia proverbiale logorrea ho scritto qui un testo che dura intorno a 18 minuti, quindi vado a leggere in modo da non rubare tempo. Sul ruolo di Dante e della critica dantesca nella produzione complessiva di Pasolini si è scritto molto e bene. Qui vorrei ricordare, perché può essere utile nel mio ragionamento, un saggio piuttosto recente di Emanuela Patti, Pasolini After Dante, The Divine Mimesis and the Politics of Representation, da cui vorrei appunto partire, prima di andare a toccare con mano qual è il rapporto di Pasolini e con l'Accattone di Pasolini con il mondo dantesco. Negli anni 50, interrogandosi sulla realtà rappresentata, Pasolini trova una prima risposta nel saggio di Contini, preliminari sulla lingua del Petrarca. Qui emergono alcune categorie che lo scrittore friulano farà proprie, quali il plurilinguismo, che reinterpreta in chiave di performatività, lo sperimentalismo e l'oggettività del linguaggio. L'opera più realistica della letteratura italiana, così Pasolini definisce la commedia, serve allo scrittore per rievocare un'esperienza umana nella sua straordinaria diversità, alterità, attraverso una regressione nel parlante che fa di Pasolini, già a partire da Ragazzi di vita del 55, un intellettuale mimetico per eccellenza. Nell'esperienza dantesca di discesa nel mondo culturale e linguistico dell'altro,
Pasolini scopre il segreto per oggettivarsi nell'universo dei suoi personaggi. Il regresso, inteso innanzitutto come empatia, gli consente di dare una prima risposta al problema già gramsciano dell'egemonia del rappresentante sul rappresentato e quindi di superare quelli che egli considera i limiti del neorealismo. Dopo Una vita violenta del 59 e contemporaneo esperimento dantesco della mortaccia, in cui il pastiche ha essenzialmente lo scopo di usare l'inferno, come dice lo stesso Pasolini, per dare un giudizio storicamente oggettivo e una diagnosi marxisticamente esatta della società contemporanea, la poetica di Pasolini e il suo stesso rapporto con la letteratura cambiano direzione. Ora la funzione di Dante è quella suggerita da Auerbach, il cui saggio Mimesis è stato tradotto in italiano nel 1956. A questa altezza Pasolini, attraverso Dante, muove una contaminazione degli stili, traducendo al cinema, che è il suo nuovo veicolo per rappresentare la realtà in modo più diretto e in gran parte sostituisce il medium letterario, come ibridazione di arti e creazione di connessioni intersemiotiche tra cultura alta e cultura bassa. Di fatto, a partire da Cattone, si ha in Pasolini un'appropriazione figurale progressiva alla figura di Cristo che raggiungerà il suo culmine proprio col Cristo del Vangelo secondo Matteo. In questo realismo figurale, Pasolini enfatizza quel creaturalismo in cui l'ibridazione porta a sacralizzare la creatura. Leggiamo retrospettivamente un testo poetico del 67, una poesia dispersa, in cui Pasolini scrive: «Il povero imitatore di Cristo in carne e ossa, pagato da un produttore pochi soldi, è una realtà come quella del vero Cristo. I cari a Dio possono anche peccare, se cari gli sono, cari gli furono. Ecco che le sante puttane diventano sante e basta». In tale dinamica è possibile, tuttavia, scorgere un altro aspetto del dantismo di Pasolini, che nella progressività del figuralismo resta costante dal romanzo al film in una dimensione che potremmo definire figurativa e situazionale. La commedia, in particolare Inferno e Purgatorio, è come un universo di immagini e situazioni attraverso cui l'attento lettore di Dante rivive, filtra e riscrive la realtà che rappresenta. Sotto questi aspetti, tra il primo romanzo e il primo film intercorre un fil rouge che si nutre proprio di Dante. Penso, fra i numerosi possibili esempi, al capitolo 2 di Ragazzi di vita, in cui il Caciotta e il Riccetto, dopo il furto del borsellino di una donna sulla circolare, se la squagliano in fretta. «Un amen non sarebbe potuto dirsi», commenta Pasolini, citando il canto sedicesimo dell'Inferno, «tosto così come i furo spariti». Penso alla scena 44 di Accattone, ambientata al Baretto. Qui alcuni borgatari discutono di un fatto inaudito. Accattone si sarebbe innamorato. Si contrappongono in particolare le opinioni di Giorgio e Luciano, all'improvviso interrotti da Sabino, fratello del protagonista, che passa per andare al lavoro, cosa che suscita scandalo tra i fannulloni seduti al bar, i quali lo deridono. Cito dalla sceneggiatura: Sabino cammina ancora un po' risentito, inaspettatamente si volta e risponde con una rapida, simpatica pernacchia. A questo punto, scrive Pasolini nella sceneggiatura, Giorgio, come farinata, chiusa la parentesi, ricomincia la discussione con Luciano. Tutta la scena, che realisticamente coglie un momento della vita quotidiana del sottoproletariato romano, è vista dallo scrittore col filtro del decimo canto dell'Inferno. Penso ancora ai tanti luoghi, dai romanzi a Mamma Roma compreso e forse anche oltre, in cui Pietralata, Tiburtino o Casalbertone sono definiti misere strade che circondano la città di Dite. Ancora in Ragazzi di vita, in cui l'esperienza del regresso va associata alla catabasi dantesca nell'Inferno, le scene all'aperto sul fiume Aniene sono una rilettura, suggerita da opportune epigrafi, di episodi legati ai canti 21esimo e 22esimo della prima cantica, riletti ovviamente in chiave romanesca e borgatara. L'Aniene è ora uno stige, ora un fiume di pece, come quello della quinta bolgia dell'ottavo cerchio infernale, dove i giovani personaggi restano invischiati fino a trovare una dannazione tutta terrena e laica
nella fanga indurita e inquinata che puzza di mele marce, o in un pantano appiccicoso come una macchia d'olio. Rileggendo una scena dal capitolo 6 in cui il caciotta bisticcia con lo sgarone, cercando di acchiapparlo mentre l'altro scappa via giù per la scarpata a strapiombo dietro al trampolino, torna in mente l'episodio di Ciampolo di Navarra, ancora dal canto 22esimo dell'Inferno. Lo navarrese ben suo tempo colse, fermò le piante a terra e in un punto saltò e dal proposto lor si sciolse. Su un aniene intriso di un'atmosfera di tragica violenza, cani incitati affinché combattano fra loro, il bullismo di cui è vittima il piattoletta, il manore del begalone che fa presagire una morte vicina, eccetera, Riccetto, nel finale del romanzo, assisterà indifferente all'affogamento di Genesio che per emularlo si è gettato a fiume, restando trascinato sott'acqua dai mulinelli davanti ai fratellini che nulla possono fare per salvarlo. Sarà mia premura, in sede di eventuali atti, fornire con maggior dettaglio le svariate situazioni che, spesso direttamente e comunque in modo inequivocabile, riscrivono precisi luoghi del testo dantesco. Ora mi preme sottolineare come alla funzione infernale dell'aniene si contrapponga, già nel primo romanzo, quella più ambiguamente purgatoriale del Tevere, il fiume da cui, stando a Dante, si imbarcano le anime destinate al purgatorio. La contrapposizione è evidenziata da un confronto tra il finale del romanzo e il noto episodio del capitolo 1, in cui Riccetto, ancor bambino, si getta dalla barca affittata per un giro sul Tevere per salvare una rondine, rischiando di annegare gli stesso e dimostrando grande generosità. È in Accattone, però, che il fiume che conduce al purgatorio diventa una sorta di protagonista nel paesaggio del film, di un film che, come è noto, si apre proprio con la citazione dal quinto canto dell'Inferno, versi 104-107, in cui un angelo di Dio e un diavolo si contendono l'anima di Bonconte da Montefeltro, pentitosi in extremis. È anche noto del resto che nella prima sceneggiatura del film la sorte del protagonista era modellata proprio sull'episodio di Bonconte. Nel finale, Accattone, braccato dalla polizia dopo un furto, si gettava da un ponte nel Tevere e il suo corpo veniva trascinato dalle acque del fiume. Non accade così nella versione successiva della sceneggiatura e nel film, ma il sottotesto di Bonconte resta innanzitutto nella lotta interiore a un personaggio in cui Pasolini riconosce tutti gli antichi mali delle poveri plebe italiane, ossia miseria materiale e morale, feroce e inutile ironia, ansia sbandata e ossessa, pigrizia sprezzante, sensualità senza ideali, come dirà poi in un testo pubblicato in Vie Nuove, ma anche l'innocente bene della pura vita. Un personaggio, quello di Accattone, il cui tormento interiore è una sorta di scontro tra un angelo di Dio e quel d'inferno. Né, del resto, Pasolini abbandona l'idea originale di dar forma filmica ai versi danteschi posti in esergo. Nella scena 3 di Accattone, i borgatari si interrogano sulla sorte dell'anima di Barbarone, morto dopo un bagno nel Tevere a pancia piena. Tu che dici? Chi se l'è preso il Barbarone? Gesù Cristo o il diavolo? Il ruolo di Barbarone poi è rinnovato dallo stesso Accattone, con la sua scommessa di ripeterne le gesta, riuscendo vincitore. Il suo tuffo nelle acque del fiume avviene sullo sfondo di Ponte degli Angeli e un angelo, appunto, è dietro di lui, forse a vegliarlo, forse a voltargli le spalle. Per comprendere meglio la funzione purgatoriale del Tevere, vorrei però approfondire i legami con Dante di un altro personaggio essenziale nell'economia del film, Stella, la ragazza che offre a Vittorio Accattone una concreta possibilità di riscatto. Ella compare per la prima volta nella scena 23 in uno spiazzo miserabile tra bottiglie di vetro. Accattone ne è attratto e la osserva con occhi avidi. È una donna giovane, bella, e lavora a ripulire le zozze bottiglie con grande pazienza e dolcezza. Un tipo di bonacciona fatto col miele, leggiamo. Alcuni critici hanno voluto scorgervi una guida sull'evidente scia proprio della scena 23 in cui il protagonista la apostrofa. Stella, Stella, indicami il cammino, insegna a questo Accattone la strada giusta. C'è chi vi ha visto addirittura una sorta di Virgilio. Chi? Meglio, secondo me, una Beatrice,
o comunque una donna angelo, ma vagamente felliniana, cepliniana, bambina ma inconsapevolmente seducente, versione finissima della donna venuta dal cielo in terra a miracol mostrare. Di certo è una figura di innocenza e, nell'ottica di ibridazione e rovesciamento propri della poetica di Pasolini, è una versione romanesca della donna stilnovista. Nella scena 30, anzi, se ne enfatizza la forza epifanica quando l'affamato accattone rinuncia a un pasto sicuro rimediato con furbizia perché, cito, qualcosa lo attrae all'improvviso con la potenza di un miraggio, di una prospettiva che riapre al futuro. È stella, grande, alta, chiara. E per una sorta di concrezione simbolica, se non meglio figurale, stella, vorrei proporre, è anche una sorta di Lia che aspira ad essere Matelda. La prima, simbolo della vita attiva necessaria a raggiungere le virtù cardinali che a loro volta conducono alla felicità terrena, è prefigurazione della seconda, figura di innocenza edenica. Lia, nel canto 27 del Purgatorio, è vista da Dante in un sogno antelucano, premonitore, mentre, giovane e bella, è intenta a raccogliere fiori per farsene ghirlanda. Nell'ora credo che dell'Oriente prima ragione il monte Citerea, che di fuoco d'amor par sempre ardente, giovane e bella in sogno mi parea donna veder andar per una landa cogliendo fiori. Anche Stella, nelle scene 32-33, è in una situazione simile, certo contaminata e rovesciata, intenta a raccogliere fiori, margheritucce, su un prato bruciato dal sole rovente e, poco più tardi, nella scena 41, sembra ripetere i gesti di Lia che coi fiori si addorna per piacersi allo specchio. È infatti intenta a specchiarsi felice in una vetrina, adornata da una collana comprata da Accattone che ha rimandato i soldi rubando la collanina dal collo del figlioletto. Ed è anche vestita con un abito a fiori e un paio di scarpe. Adesso sì che sei proprio stella, de nome e de fatto, afferma il protagonista. Certo Accattone non è Bonconte, né il suo Tevere è il fiume che conduce in purgatorio, anzi, proprio in un galleggiante sul Tevere egli cercherà di corrompere Stella e avviarla sulla strada della prostituzione, quella stessa strada che Amore, una prostituta, nella scena 46 addita con le parole «Lasciate ogni speranza voi che entrate». La scena 48, alle rive del Tevere, è appunto un rovesciamento della funzione purgatoriale del fiume, così che Stella Lia non sarà mai per Accattone una Matelda che apre le porte dell'Eden. Di corsa su una spiaggetta nera, di notte, prima Accattone si inginocchia, appozza le mani sull'acqua e si lava 2 o 3 volte, il ricordo va a Purgatorio 1, versi 95-96 e 124-129. Poi però, guardandosi attorno come in un sogno, colto da un impeto di rabbia, cito, struscia la faccia sulla sabbia nera e sporca, la rialza e diventa un mascherone nero che non ha più niente di umano. Anche il sogno mattutino di Dante, prefigurazione edenica, può aver suggerito a Pasolini l'idea del sogno premonitore della morte di Accattone. Anch'egli, ma solo per la sua fantastica superstizione, Pasolini parlerà di un atavico superstizioso cattolicesimo pagano, riesce a intravedere una sua idea di Eden, una ballata di luce e di pace. E che la scena sia stata pensata da Pasolini col ricordo della seconda cantica dantesca può essere suggerito retrospettivamente dallo stesso autore in un testo di Trasumanar e Organizzar del 68. Proposito di scrivere una poesia intitolata I primi 6 canti del Purgatorio. Vi leggiamo. Il sapere divenuto ontologico consisterebbe dunque, nel mio caso, in un'esperienza di luce. Dei primi 6 canti del Purgatorio so per ora che trattano molto di luce. E qui Pasolini ha in mente proprio l'esperienza cinematografica, la prima esperienza cinematografica, tanto che qualche verso dopo scrive: so anche che in Dante la luce è tutta controluce e taglio. Se qualche momento di luce piatta c'è, essa è però radente, con le ombre lunghe, la macchina da presa portata in spalla di buon mattino. E pochi versi sotto, Pasolini rievoca le esperienze mattutine medievali che ora ritornano artificialmente. Leggiamo poi nella scena 72 del film il sogno di Accattone, dove il protagonista, morto, dialoga col suo becchino.
poco oltre la buca, si stende una vallata stupenda, invasa da una luce radiosa, sconfinata, che svapora nell'azzurro di un'estate ferma e profumata. A Cattone si rivolge a Becchino, che gli scava la fossa, e gli dice: «Fatemela più in là, un poco più in là, per favore, Sor Maè». E il Becchino incomincia a scavare un po' più in là nella luce della stupenda vallata. Vallata che era chiara nell'edizione del 65, quindi in quella successiva apparsa in Alì dagli occhi azzurri. Certo, è una visione che non salva Cattone, né lo salva il suo tentativo di sottrarre Stella dalla strada a cui l'ha destinata. Nell'ottica di un laico, o meglio di un marxista, in fondo, non è importante stabilire, secondo me, come pure si è cercato di fare, se sia Stella a innalzare Vittorio da una situazione infernale a una purgatoriale, o se al contrario sia Cattone ad abbassare Stella al suo inferno. La storia di Cattone, del resto, lo dirà Pasolini in un articolo di Vie Nuove, non è un'eccezione, come invece quella di Tommasino in Una vita violenta, ma una regola stabilita dalla sua diversità. Ne si può intravedere una qualche speranza, ed è lo stesso Pasolini ad ammonire il lettore spettatore, nel segno della croce del balilla che chiude il film dopo la morte del protagonista, quella morte che sola, è ancora Pasolini a scrivere, può fissare per lui un pallido e confuso atto di redenzione. Grazie. Grazie davvero. Direi che chiedo a Giovanni, è previsto a questo punto una coffee break alle 4, però forse abbiamo il tempo, se c'è qualche domanda, qualche intervento relativo a questi paper che abbiamo ascoltato. Siete liberissimi di farlo, di intervenire a piacimento, non siate timidi. C'era la questione che Sebastiano aveva posto, non so se tu, Michele, volevi intervenire, perché sei senz'altro assieme a Giovanni. L'intervento, mi chiedevo se fra le altre possibilità non c'era quella che questi versi fossero letti durante anche lo dicevo fra le varie ne indicavi alcune, insomma, ma ascoltando il tuo intervento mi chiedevo se non ci fosse un commentatore che leggesse i versi e dove ci sono i punti. No, questo no, aggiungo un'altra possibilità. Per esempio, si sa di Lectura Dantis, a proposito, anche in Francia, insomma, e a Firenze ci sono dei riferimenti con dei dicitori. Prima del film, o insomma in occasione della proiezione del film, della Milano Film, quella dell'11 di Bertolini e Padovan. Ecco, questo era solo una. Un'altra cosa, un po' più invece un'avvertenza, rispetto alla versione che conosci del restauro, che è un lavoro molto ben fatto, ma non definitivo. Ci sono, detto altrimenti rispetto al tema, la posizione della scaliera non sempre è sicura. Quindi questo principio, dato il principio generale da scalia più inquadratura, che è un principio, diciamo, antico, no? Se ne parlava anche oggi, dove la scalia annuncia il quadro e il quadro illustra la didascalia, e questo, diciamo, però poi già nell'11 rispetto a che cosa? A un testo che è poetico, quindi non stiamo parlando di un romanzo, di un racconto, di una ma appunto nella forma, diciamo, verticale della poesia,
non è detto che questa regola, come dire, sia sempre trattenuta. Quindi c'è ancora, diciamo, da studiare, secondo me, e questo. L'altra cosa che mi viene in mente è questa parte, diciamo, moderna, che possiamo attribuire a Coppo Sicuro, a Padovan, nonché proprio... ecco, è vero, cioè nel senso che assomigliamo molto a quella forma editoriale del poema costituita dai sommari, no? Cioè dai riassunti che prendono nome di sommari, che anticipano poi i versi. Questo tuttora, cioè anche nelle edizioni correnti, ha mantenuto questo. Quindi alla fine non è inconsueto, insomma, quello che uno si aspetta, a parte la funzione che può avere puntuale e eventuale. Infine, insomma, quello che forse sostiene Brunetto un po' troppo, cioè mi sembra un po' azzardato, forse qui e là si riconosce questo, ma invece forse l'altro punto da tenere presente è questo restauro, lo conferma, cioè c'è un buon lavoro, cioè ci sono didascalie italiane originali che durano almeno per le copie sopravvissute, ecco, la dimensione ritmica. Allora, perché i versi sono interrotti? Perché sennò non finiscono più. Ci sono l'omissis, i punti di sospensione, un cimitero di punti di sospensione. È interessante capire come, proprio in termini di cadenza fra immagini e testo in senso letterale, cioè che non rispetta per esempio gli accapi, insomma la rima, la struttura architettonica, diciamo, ebbene anche questo è un altro punto, forse così in qualche modo sciolto, no? E tutto invece per esempio si sposa sulla scelta di questi versi, cioè sostanzialmente un lavoro di ritaglio e di montaggio in senso corrente del termine, sotto questo profilo però dice, ma perché hai scelto questo episodio e non quello? Rimane, visto che lo citavi, perciò torno a citarlo, proprio quello di Ulisse di Omede, cioè se c'è un episodio che non si aspetta, dopo Paola e Francesca, o Conte Ugolino, insomma, gli inevitabili, ma tra questi ci sarebbe, a mio avviso, cioè mi sarei aspettato che... Ecco, ma perché? Questo è un argomento, diciamo, che va tenuto conto, questo film ha avuto anche degli incidenti di percorso, cioè ci ha messo più tempo, la produzione lunghissima, dal 9 che ci sta lavorando, l'Elios gli fa precipitare le cose facendo uscire il film apocrifo, diciamo, insomma, come vogliamo chiamarlo. Probabilmente alcune scene sono cadute perché difficile realizzarsi o non venute bene, o insomma nell'ordine produttivo, diciamo così. È un'ipotesi, però forse è utile e retroagisce anche sulla scelta dei versi. Dice, ah beh, lì sta Diomede, stanno Ulisse, andiamo avanti, no? Perché? Perché non siamo riusciti a fare gli effetti speciali delle lingue di fuoco. È solo un'ipotesi, ma è una cosa da tenere presente questa dimensione produttiva del film, ma anche che si riflette poi sulla struttura narrativa, ma proprio sulla scansione, no? Delle didascalie e delle immagini. Ecco, era solo una considerazione, un complimento. Se vuoi, Sebastiano, se vuoi venire... Togliamo. Sì, così ti sentiamo, se no... Temo che metà sala fatica.
fatichi tra mascherine. Grazie, ma non volevo intervenire di nuovo. Mi fa piacere e ti ringrazio Michele, perché appunto tu sei esperto di questo film. Chiedevo anche a Giovanni l'Inferno Apocrifo, no? Purtroppo c'è quella copia che è quella tedesca, insomma, che è alla, che è al Vaticano, che è stata restaurata dalla Bayer, e lì le didascalie sono in tedesco. Allora chiedevo a Giovanni: possono rispecchiare le didascalie italiane? Possiamo considerarle attendibili? E Giovanni mi diceva probabilmente no, perché poteva essere anche interessante confrontare le due didascalie, perché queste tedesche, per esempio, che ci sono, ma se sono inattendibili inutile parlarne, sono però fatte allo stesso modo, cioè c'è il testo moderno, il filetto, e il testo dantesco. Quindi questo valore, come dire, che io chiamavo deittico della didascalia, cioè questo è ciò che vedrete. Il problema che tu ponevi adesso è in effetti, insomma, se non sappiamo esattamente dove stavano le didascalie, tanti discorsi non si possono fare. Su come invece viene ritagliato è verissimo, cioè Padovan, chi per lui, insomma, il gruppetto che fece il film, ritagliò e ricompose il testo di Dante, insomma. Però tende sempre a rispettare la terzina. Perché? Perché nella terzina c'è la rima e quindi è mnemonica, no? La rima A, B, A, B, C, B funziona e quindi il pubblico se la ricorda così. Io credo che sia per questo che Padovan tende a rispettare la terzina, non solo per scrupolo filologico, perché lui è un umanista, è un professore, è uno studioso di Dante, ma anche perché suona la terzina. Se la tagliamo non suona più, non suona più allo stesso modo. Grazie. Genio assoluto, il Bignami non aveva inventato nulla. No, infatti. Una mirabile sintesi, esatto, della Divina Commedia, rispettando peraltro la metrica. E, no, altri interventi, osservazioni? Io per esempio avevo la curiosità, visto che successivamente hanno parlato due studiosi che si occupano, come dicevo prima, dei due registi che probabilmente in maniera più intensa si sono confrontati con Dante Alighieri, con la Divina Commedia, Fellini per lo più implicitamente sulla base dei progetti, Pasolini in maniera più esplicita, citazione dirette, Divina Mimesis di cui ci ha parlato Edoardo, così mi incuriosiva sentire cosa pensavano l'uno dell'altro, cioè se uno studioso come Roberto Chiesi, che ha una conoscenza enciclopedica dell'opera e anche di tutti i materiali che riguardano Pasolini a livello archivistico, se avevi delle osservazioni sull'intervento di Edoardo o viceversa, ovviamente, molto brevemente. Se vuoi. Per la registrazione, forse sì. Sì, sì. Sì, ecco, magari può essere. Vabbè, si può eventualmente aggiungere che rimane questa ansia in Pasolini di continuare a dialogare con Dante, a riscrivere Dante, per cui dalla mortaccia poi nasce la Divina Mimesis, dove non è più una prostituta a pagare per i gironi, e sicuramente anche l'istanza marxista sbiadisce, mentre però è lo stesso Pasolini che si trova di fronte a un se stesso sdoppiato, perché Virgilio è sempre Pasolini, però è il Pasolini degli anni 50, e poi c'è il si staglia, poi, cioè l'inferno è l'Italia neocapitalista. Però tutto questo, cioè, la cosa interessante forse è il fatto che Pasolini continua a ragionare, a scrivere, però poi tutti questi progetti
diretti in cui c'è veramente una, addirittura una sfida, la sfida di scrivere una nuova versione della commedia, quindi qualcosa di prometeico, no? Insomma, tutto questo però poi si arena, perché c'è come un fallimento, che va incontro poi a un fallimento, mentre Dante continua poi appunto ad affiorare, ecco, e invece si concretizza maggiormente, cioè entra maggiormente poi nell'ultima fase nel corpo dell'opera di Pasolini, come io credo, come proprio dispositivo per raffigurare il presente, perché a un certo punto Pasolini non riesce più a filmare il presente lo disgustano quello che sono diventati i corpi dei ragazzi amati, sia poeticamente che carnalmente da lui, e non filma, ed è significativo che dopo il 68-69 lui non filma più l'Italia, non filma più il mondo al presente, ma si serve del dispositivo, cioè di Dante come dispositivo, quindi dei gironi dell'inferno come macchina di rappresentazione, dentro cui mettere nella narrativa così la declinazione delle diverse colpe dei giovani e di quello che è diventato il popolo, cioè di un popolo ormai degradato a piccola borghesia in petrolio, e c'è proprio tutta la della passeggiata del merda, addirittura il fatto di dare a un ragazzo che rappresenta il popolo il nome di merda, che è proprio un atto di sfregio immediato addirittura, no? E poi in Salò che viene diviso da Pasolini in gironi, e alla fine si conclude proprio con i tormenti infernali inflitti ai giovani, che è uno spettacolo sì, su cui ci sarebbe tanto da dire, insomma, adesso per farla breve, dove Pasolini convoca in realtà tante matrici, cioè si ispira a tante matrici diverse, perché c'è Sad, perché in realtà le sevizie derivano anzitutto dal romanzo terribile di Sad, ma poi derivano anche dalla pittura di signorelli, di grandi pittori che hanno rappresentato l'inferno. Voi trovate proprio degli esempi di... E quindi c'è un Dante rivissuto attraverso la tradizione figurativa che ha... Però tutto questo, cioè questo bisogno di rifarsi a una tradizione, di convocare tutta una tradizione, anche di andare a prendere Sade, che è uno scrittore con cui ha in fondo così poco anche in comune, è interessante, perché però mi sembra sia sintomatico di un profondo malessere, cioè non c'è più la volontà di misurarsi direttamente, cioè mentre in Acatone filma storie che sicuramente gli aveva raccontato Citti, e poi alcuni di quei giovani che si vedono nel film sono dei veri papponi, la maggior parte, quasi tutti praticamente, a parte Citti, e qui invece c'è bisogno di un giro più complicato, c'è bisogno di un mascheramento, e questo anche dove c'è anche la maschera di Dante, e in questo, perché evidentemente è l'unico modo per affrontare qualcosa che lo metteva veramente a disagio. Ti ringrazio, sì. Non so se Edoardo voleva aggiungere o di corrispondere, ma insomma, se avevi ulteriori sollecitazioni mentre arrivi, dico solo una cosa che effettivamente è stato osservato, insomma, la relazione dal punto di vista iconografico eccetera fra Salò e l'inferno dantesco è lampante, evidente, giustissima. Poi c'è questo tema di fondo che diciamo, in Dante coloro che stanno all'inferno sono colpevoli, mentre in Salò sono gli innocenti, come dire, sì. Quindi c'è un ribaltamento concettuale complessivo sadiano, ovviamente, perché arriva da lì, e che, come dicevi, in qualche modo è un Pasolini opposto a quello, pur in tutta la drammaticità del suo approccio all'esistenza, ma quello comunque disperatamente vitale degli anni
50 e 60. Ma... Sì, sono d'accordo, avrei detto qualcosa di molto simile. Mi viene in mente che in una lettera a un teologo nel 62, ora non ricordo la data, ma Pasolini dice che Dante è l'esempio di colui che ha avuto il coraggio di rappresentare tutto, di non tirarsi indietro di fronte a nulla. Però poi, come lei diceva giustamente, lo stesso Pasolini ricorre a una commistione di riferimenti che in qualche modo mascherano, no? Su questo non c'è dubbio. È interessante che Pasolini ha letto Sade sicuramente nell'edizione italiana curata da Moravia, che era suo amico. Ecco, questo è una curiosità che tutti sapete, ma che mi sembrava opportuno così ricordare. Benissimo, grazie. Ovviamente si potrebbe continuare molto a lungo, vista l'importanza e quanto sono interessati i temi sollevati, ma abbiamo il coffee break a questo punto per dare spazio poi anche agli altri tre relatori all'eventuale discussione, per cui ci fermiamo un quarto d'ora e poi riprendiamo con il resto della sessione. Grazie. E complimenti a tutti i relatori.